Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come state? Eccomi qui con un nuovo video. Non vedevo l'ora di tornare su YouTube perché non sono riuscita a far uscire un video giovedì perché ho fatto la terza dose del vaccino e mi ha messa un pochino caput, però eccomi qui adesso a girare un video per voi. E nel video di oggi voglio parlarvi di BioVegan Shop. Sicuramente lo conoscete già perché se mi seguite da un po' sapete che sono una loro cliente. Ho fatto diversi video haul, diversi video spacchettamento e quando questo sito, che è un sito che vende prodotti di cura del corpo, cura dei capelli, cura del viso, mi ha chiesto di collaborare con loro. Sono rimasta super entusiasta e ho accettato subito, proprio perché, essendo che sono una loro cliente da anni, sapevo che stavo andando a portare qui su YouTube un'azienda con cui io mi sono sempre trovata bene come cliente. In particolare, oggi vi parlo di alcuni prodotti che mi hanno inviato, loro mi hanno fatto scegliere appunto alcuni prodotti di un brand che si chiama Nakomi e adesso vi parlo un po' di questi prodottini. Li ho testati per un po', quindi vi dirò quelle che sono le mie impressioni. Prima di dirvi questo, però, volevo anche informarvi che dal 5 di febbraio al 14 febbraio compreso sono attivi degli sconti all'interno del loro sito. Poi vi metterò i codici sconto qui e anche in info box. E questi sconti possono essere anche accumulati con il buono di benvenuto. Quindi, se non siete già stati loro clienti in passato, potete fare la combo, insomma, dei due sconti. Comunque poi in info box vi scrivo tutto quanto. Iniziamo però a parlare di questo brand. Ora magari vi farò anche dei close up, però nel frattempo non li posso fare in questo momento, ve li farò dopo e ve li metto qui sopra. Parliamo di Nakomi. Nakomi è un brand che io avevo già sentito nominare tra altri YouTubers, insomma lo seguivo da un po', ma di cui in realtà non avevo mai acquistato nessun prodotto. Quindi sono stata molto felice di accettare questa collaborazione per provare appunto anche questi prodotti di Nakomi. E ora ve li voglio mostrare in ordine di preferenza, partendo da quello che mi è piaciuto di più a quello che mi è piaciuto un pochino di meno. Anzi, prima di iniziare vi dico anche la tipologia di pelle. In questo video vi mostrerò solamente prodotti per la cura della pelle, quindi prodotti di skincare. La mia pelle è una pelle in questo periodo dell'anno, quindi durante l'inverno, secca. Molto molto secca, disidratata, delle volte mi si screpola anche il naso. Quindi i prodotti che mi hanno inviato li ho scelti io, quindi sono specifici per il mio tipo di pelle. Partiamo da questo Cleansing Oil di Nakomi, appunto, e lo trovate in due versioni, sia quello per la pelle secca, che è quello che ho appunto preso io, sia quello per la pelle grassa. Questo cleansing oil è un olio struccante che su di me funziona anche sul trucco waterproof e ne sono rimasta infatti molto molto felice. Poi, visto che mi sono truccata, quando mi strucco stasera vi farò sicuramente un close up, così ve lo faccio vedere anche in azione. Vi stavo dicendo che è un olio struccante, ha una profumazione incredibile. È buonissima, cioè proprio buona buona paradisiaca. Infatti è bellissimo utilizzare questo prodotto la sera anche per fare la doppia detersione. Se non sapete bene che cos'è, ve lo spiego brevemente. La doppia detersione consiste nello struccarci, quindi nel lavare il viso, diciamo, sia che siamo truccate, sia che non siamo truccate, utilizzando come prima cosa un prodotto oleoso, come questo appunto Cleansing Oil, passando poi invece un altro prodotto che può essere una mousse, un latte detergente, qualcosa. Quindi è appunto una doppia detersione perché ci sono, diciamo, due fasi. Io l'ho utilizzato in tutti e due i modi, sia per fare una prova, per struccare ovviamente gli occhi, ma anche il viso con il fondotinta e funziona benissimo. E poi ci passo appunto il secondo prodotto per rimuovere bene tutto. In realtà, cosa consiglia Nakomi? Di rimuovere il trucco con questo prodotto, ovviamente, passando poi un panno di bambù che io non ho. Però, anche se non ce l'avete, potete fare come faccio io, che appunto utilizzate il prodotto direttamente sul viso, lo massaggiate,
ci passate l'altro detergente sopra e vi assicuro che viene via lo stesso senza nessun tipo di problema. E questo è indicato anche per la pelle normale, ho visto adesso che c'è scritto qui. Il contenuto è di 150 ml, ve ne basta veramente poco, infatti non si vede, però l'ho utilizzato e ve ne basta veramente pochissimo. E in più potete proprio farvi un bellissimo massaggio rilassante, perché ovviamente se mettete l'olio sul viso le mani scivolano molto bene e potete appunto andare a fare un bel massaggio rilassante ed è fantastico. Volevo dirvi anche che cosa contiene dentro. Allora, qui scrivono che è composto da 8 oli naturali, di cui 4 spremuti a freddo. E è scritto in realtà in inglese, quindi non ve lo sto a dire di preciso. Sicuramente vedo l'olio di ricino, credo altri tipi di oli che vabbè non li conosco, nel senso che è scritto in inglese, quindi non vi so dire la traduzione, ma comunque se andate sul sito di Bio Vegan Shop è scritto tutto quanto. Se dovessi dare un voto a questo prodotto, per me non ha nessun difetto, l'ho trovato funzionale e ha mantenuto le aspettative che io avevo su di questo prodotto, e gli darei un 10 perché se lo merita assolutamente tutto, soprattutto anche per la profumazione che è una cosa fantastica. Vi presento a questo punto il secondo prodotto che Bio Vegan Shop mi ha inviato, e si tratta di una crema viso che si chiama Energetic Tropical Souffle Brightening, quindi illuminante. Questa crema è una crema che ha un profumo altrettanto paradisiaco, veramente sembra che siamo andati, non lo so, alle Hawaii da qualche parte, è buonissima. Quindi è una crema molto profumata, perciò magari se non amate le creme super profumate potrebbe non piacervi, anche se vi dico la verità che io personalmente la profumazione nei primi giorni di utilizzo la sentivo tanto, poi man mano che la sto andando ad utilizzare probabilmente il mio naso si è abituato, quindi non sento più questa forte profumazione. È una crema ad azione illuminante, idratante e nutriente. Cosa ne penso dopo averla provata per qualche settimana? L'azione illuminante non l'ho riscontrata personalmente, magari su un altro tipo di pelle funziona, però sulla mia non ho notato questa azione. Per quanto riguarda invece l'idratazione e la nutrizione, assolutamente sì. Vi volevo dire anche che sia il prodotto di prima, l'olio, che questa crema, nonostante l'olio sia un olio e questa abbia un potere nutriente, non mi ha fatto uscire imperfezioni, né brufoletti né cose strane, quindi assolutamente approvata da questo punto di vista. Mi ha ben idratato la pelle. Vi consiglio però di non abbondare, quindi cercate di mettere comunque poca crema, perché la consistenza è molto burrosa ed è molto corposa come crema, quindi se ne andate a mettere troppa magari può essere che vi faccia un po' l'effetto lucido sulla pelle. Magari potete abbondare di più di sera quando poi dormite, però ecco, al mattino cercate comunque di non metterne troppa. Io personalmente la utilizzo mattino e sera, non ho mai avuto creme solo per il mattino o solo per la sera, perché fondamentalmente mi trovo bene così, sono ancora giovane, magari quando sarò un po' più vecchia potrei fare la differenza, però io mi trovo bene ad usarla sia al mattino che la sera. Il contenuto è di 50 ml, e adesso volevo leggervi un po' cosa c'è all'interno di questa crema. Qui all'interno della confezione, perché questa crema era proprio qui dentro, scrivono che contiene dei principi attivi esotici, idrata in profondità e nutre la pelle, e questo vi ho detto che l'ho riscontrato anche io. Aiuta a ridurre le macchie e a ricostruire la membrana lipidica dell'epidermide. Sul fatto che riesca a ridurre le macchie sinceramente non l'ho notato, ma diciamo che l'utilizzo principale di questa crema, dal mio punto di vista, quello che mi interessava era il fatto che andasse ad idratare la pelle, che appunto, come vi dicevo all'inizio, ho sempre secca in questo periodo. Qui scrivono: la pelle grigia opaca avrà di nuovo un aspetto fresco e raggiante, estratto di banana, insomma, hanno un po' di vitamine, sostanze nutritive, eccetera, eccetera.
Sì, la pelle ovviamente poi una volta massaggiata risulta molto bella, molto rosea insomma, però io lo riscontro in generale anche con altre tipologie di creme, quindi non credo sia proprio questa crema. Ad ogni modo è promossa, doveste dare un voto ci darei un 9 perché non ho amato diciamo particolarmente la consistenza burrosa, cioè è troppo burrosa, troppo consistente, sembra quasi tipo, avete presente lo yogurt della Faye, quello 0% grassi che è proprio super consistente, no, super corposo, ecco più o meno la consistenza è quella, come quella di quello yogurt, quindi avrei preferito magari che la consistenza fosse sì, diciamo, corposa ma un pochino più fluida, quindi si potrebbe lavorare sotto questo punto di vista. Ad ogni modo è una crema comunque valida se avete appunto problemi di pelle secca che manca di idratazione e nutrimento, ma anche secondo me se manca solo di idratazione, perché la mia fondamentalmente è una pelle giovane che non necessita di particolare nutrimento come magari una pelle più matura e quindi cioè nel senso mi sono trovata comunque bene lo stesso. Passiamo adesso all'ultimo prodotto che appunto Biovegan Shop mi ha inviato tra quelli che avevo scelto e sto parlando di questa maschera viso alla vitamina C. Questa maschera è una maschera un po' particolare, adesso vi elenco un po' di cose che bisogna fare e a cui bisogna fare attenzione quando si utilizza questa maschera in particolare. Innanzitutto dovete usare una protezione sul viso 50 perché stiamo andando ad utilizzare appunto questo prodotto con la vitamina C, che se non mi sbaglio si chiama, non mi ricordo il nome tecnico del prodotto, ah eccolo qui, c'è scritto sotto però è un po' impronunciabile. E di conseguenza bisogna che il viso sia protetto, perché credo che se non lo fate, io l'ho sempre fatto, rischiate magari di avere delle reazioni sulla pelle, dei rossori, di scottarvi, quindi cercate di mettere sempre la protezione quando fate questo trattamento. Oltretutto non bisogna utilizzare, e c'è proprio scritto, altri prodotti contenenti retinolo e acidi AHA, BHA, PHA. Quindi quando fate questo trattamento, mi raccomando, non abbinate le due cose, cioè non fatevi un peeling acido con AHA, BHA o l'altro e poi applicate questa, sennò fate un macello. Come l'ho utilizzata io e quali sono i modi con cui può essere utilizzata questa maschera? Allora, è una maschera innanzitutto molto carina, cioè il packaging è fatto benissimo, è bellissima la confezione così e anche il pack del contenitore, insomma la maschera vera e propria è molto carina. Come si può utilizzare e come l'ho usata io? Potete usarla in due modi, o la mettete sul viso ovviamente dopo averlo deterso e la lasciate in posa per 15 minuti, dopodiché sciacquate e applicate una crema viso, oppure l'alternativa è di mettere in posa la maschera e lasciarla tutta la notte. Io tra le due ho preferito provarla solamente, cioè metterla solamente per un quarto d'ora e poi toglierla, perché l'idea di tenere una maschera non aggressiva, perché non è assolutamente aggressiva, però insomma con questo, con la vitamina C per tutta la notte avevo un po' paura di avere qualche tipo di reazione. In ogni caso non ho avuto alcun tipo di reazione, né rossori né nient'altro, considerate però che non ho una pelle ipersensibile, si è rossa un po' d'inverno, è secca, screpolata, però non è ipersensibile. Questa crema dovrebbe avere un'azione illuminante sul viso. Io ho riscontrato la pelle luminosa, diciamo, ovviamente non è che avete un faro in faccia, però insomma era molto luminosa dopo il trattamento, ma il giorno dopo non si era mantenuto l'effetto. In realtà io generalmente anche con altri tipi di maschere non ho mai avuto un effetto permanente, proprio perché comunque si tratta di un trattamento che dà l'effetto dal mio punto di vista un po' sull'immediato in quel momento, ma poi svanisce e quindi dovete comunque andare poi a fare la vostra skin care, a utilizzare tutto il resto di prodotti. Sicuramente la pelle la lascia molto molto bella, non la lascia assolutamente idratata,
perché non è una maschera che ha quello come scopo finale. Infatti dopo questa maschera sono andata ad applicare la crema viso, questa qui di Nakomi, e vediamo cos'altro posso raccontarvi. Ecco, diciamo che è una crema, secondo me, che può essere anche anti-age, perché qui scrivono come un ossidante fortissimo elimina i radicali liberi, rallentando il processo di invecchiamento. Quindi può essere utilizzata, secondo me, anche su una pelle matura o su una pelle giovane come la mia, in prevenzione, anche perché tra 2 anni ho 30 anni, quindi pian pianino sto invecchiando anche io. A parte questo, che voto darei a questa maschera? Ci darei un 7,5-8 più o meno, non di più, perché... Allora, un'altra cosa che non vi ho detto è che questa maschera è completamente inodore, non sa assolutamente di nulla. Rieccomi ragazze, scusate ma si era scaricata la macchinetta. Comunque vi stavo dicendo il voto di questa crema, che è un 7,5-8, del fatto che è appunto inodore, non si sente assolutamente nulla, e invece secondo me sarebbe stato carino se magari avesse avuto una profumazione. Però il voto non è tanto quanto la profumazione, quanto la sua performance, proprio perché diciamo che mi aspettavo magari un qualcosina in più che invece non mi ha dato. Non è comunque una crema che vado a bocciare, perché comunque nel complesso mi è piaciuta, ma rispetto alle aspettative che avevo, ecco, diciamo che avevo delle aspettative un po' più alte, che invece non sono state tra virgolette rispettate, ecco. Ad ogni modo, se volete, provatela anche voi, mi fate magari sapere se invece vi trovate super super bene, se avete questa glowing skin, così come dicono loro. Tra l'altro, se non ricordo male, ma penso di non ricordarmi male, esatto, dovrebbe anche andare a ridurre le macchie sul viso, ma anche questo aspetto non l'ho appunto riscontrato, però, ripeto, nell'insieme comunque è un prodotto, un buon prodotto. Sicuramente tra i più performanti di tutti metto assolutamente questo e anche la crema, come vi ho fatto vedere prima. Bene ragazze e ragazzi, io spero che questo piccolo video recensione di questi prodotti vi sia piaciuto. Vi ricordo, come vi stavo dicendo prima, che all'interno del sito di BioVegan Shop dal 5 al 14 febbraio ci sono degli sconti, quindi vi metterò qui sotto appunto i codici sconti per utilizzarli all'interno del loro sito. Non vendono solo prodotti di Nakomi, ma ci sono tantissimi altri brand tra cui potete andare a dare un'occhiata. Se acquistate qualcosa da loro fatemelo sapere. Apro e chiudo parentesi come ultima cosa, ci tengo a precisare che tutto quello che ho detto in questo video sono recensioni personali, cioè ho provato il prodotto e vi sto dicendo quali sono le mie recensioni, quali sono le mie impressioni, e nessuno mi ha pagata per dire quello insomma che ho detto, assolutamente, ci mancherebbe. Vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo come al solito qui su YouTube. Ciao!